L'economia mondiale sta andando in recessione. La scorsa settimana è stata invertita la curva dei rendimenti per quanto riguarda le obbligazioni del mercato americano e questo è un indicatore abbastanza importante che si va a guardare per capire quando il sistema economico sta per entrare in recessione. Sappiamo anche che quello che succede agli Stati Uniti in linea di massima poi viene spalmato su tutta l'economia mondiale e quindi ovviamente è un campanello di allarme enorme per quello che riguarda la old economy. Ma come può impattare una recessione economica in questo preciso momento storico sul mercato delle criptovalute? Quale sarà la reazione dei mercati legati al sistema cripto a una recessione economica? Sarà positiva o sarà negativa? Bene, ciao a tutti, bentornati anche oggi in questo nuovo video, un video di riflessione ed importante analisi dove cercheremo di capire la prossima recessione economica che dovrebbe avvenire. Già avevamo accennato questa cosa qualche mese fa in qualche altro video. Come può impattare questa recessione economica sull'ambito delle cripto? Faremo una serie di elucubrazioni mentali, una serie di previsioni, una serie di analisi possibili per cercare di anticipare sempre quello che potrà avvenire nei prossimi mesi, perché poi alla fine è quello il lavoro del trader. Prima di iniziare questo video assolutamente corposo e pieno zeppo di informazioni, vi invito a iscrivervi al canale Trading On se ancora non l'avete fatto e lasciatemi un grande pollice in su, ragazzi, perché è utilissimo per lo sviluppo del canale. Cerchiamo di capire intanto il grafico in questione che stiamo prendendo a riferimento come un'indicazione della recessione economica, che cos'è l'inversione della curva dei rendimenti relativa alle obbligazioni. Significa che le obbligazioni a breve termine rendono di più di quelle a lungo termine. Questa, diciamo, inversione assolutamente contraria alla normalità economica, perché un rischio per un lungo periodo di tempo deve avere un rendimento superiore ad un rischio che io assumo per un brevissimo tempo. Spiegandola in maniera abbastanza semplice, se rende di più qualcosa che è rischioso nel breve e di meno qualcosa che è rischioso nel lungo, significa che nel breve periodo mi attendo un crash, mi attendo una recessione, mi attendo un momento negativo e quindi ho più difficoltà a magari fare un prestito, ecco, le obbligazioni sono dei prestiti, ragazzi. Ho più difficoltà a prestare del denaro allo Stato, in questo caso nel breve periodo piuttosto che nel lungo, perché nel lungo penso che l'economia sarà migliore, mentre nel breve penso che sarà peggiore. In sostanza, quindi, questa inversione della curva dei rendimenti, per farla molto spicciola, molto scarna, significa che mi aspetto nel breve periodo una economia in crisi, quindi una recessione. Ma andiamo a capire una cosa: come questo tipo di recessione può impattare sul mercato delle criptovalute, in particolar modo su Bitcoin, le top 10 e in generale su questo mercato. Analizziamo i tre punti che possono impattare negativamente sul mercato cripto da una recessione economica. Primo punto: durante una recessione economica si tende a uscire dagli asset speculativi. Quasi tutti gli investitori importanti, quasi tutti gli investitori che hanno grandi capitali, quello che fanno è preservare il proprio capitale, quindi mettono bene rifugio, trovano bene rifugio e sostanzialmente tolgono il denaro, tolgono il money, ragazzi, da quello che sono gli asset speculativi. Essendo le cripto un asset altamente speculativo, altamente innovativo, potrebbero subire un deflusso monetario. Questo significa che molti potrebbero liquidare eventuali Bitcoin e inserire questo denaro, questa liquidità in beni rifugio. Secondo punto negativo, la liquidità. Tendenzialmente nelle fasi di recessione economica chi subisce di più la recessione economica è la middle class, anche la classe, diciamo, proprio low, ragazzi, chiamiamola così. Quella che subisce meno la recessione, indovinate un po', sono le classi ricche, per una serie di motivi. Ma la middle class cosa fa in questo caso? La prima cosa che fa è ha meno liquidità
da riversare in un mercato altamente innovativo come quello delle cripto. Quindi potremmo assistere in una fase di recessione economica a minore liquidità che entra nel mercato. Quindi se da una parte la classe ricca magari toglie investimenti perché non vuole investire in asset speculativi e quindi li toglie dal mercato cripto, quindi un deflusso monetario, dall'altra parte l'afflusso monetario che dovrebbe naturalmente esserci su un mercato in espansione e dovrebbe anche derivare molto dalla middle class, nel caso delle cripto è molto importante questa classe di investitori, viene meno perché non ci sono quelle liquidità, non si hanno le disponibilità appunto di quella liquidità per inserirla in nuovi investimenti, in nuovi mercati. Il terzo è un atteggiamento di natura un po' psicologica, un po' mentale, quindi un atteggiamento di natura emotiva. Durante le fasi di recessione economica si ha paura. La paura cosa fa? La prima reazione naturale è quella di chiudersi, quindi a riccio, un classico senza tempo. Si chiude a riccio e da un punto di vista di investimenti significa essenzialmente non far nulla, mantenere le posizioni in quello che noi abbiamo già, cercando di proteggere quello che abbiamo, ma sicuramente non c'è la di cercare nuovi investimenti, di cercare nuovi mercati che possono farci guadagnare un po' di più, un po' di meno, non c'è neanche la voglia di fare questa ricerca, un po' da un punto di vista emotivo. Quindi questa spinta da un punto di vista innovativo durante le recessioni economiche viene meno. E quando pensate a una recessione economica, pensate a che tipo di impatto possa fare nel mercato cripto, dovete pensare a questi tre punti fondamentali. Ma andiamo a guardare invece come una recessione può impattare positivamente sul mercato cripto, perché altri tre punti possono indicarci questo tipo di meccanismo. Il primo è esattamente l'opposto di quello che vi ho detto precedentemente. Durante le fasi di recessione economica si cercano beni rifugio, ma noi stiamo dando per scontato che i mercati, soprattutto quelli ricchi, possono considerare le criptovalute come un bene di asset speculativo e non come un bene rifugio. Questo non è del tutto vero, perché soprattutto nell'ambito della classe ricca, quelli che hanno tantissimi dinero per intenderci, quando avviene una recessione economica, trovare asset poco rischiosi, difensivi, chiamiamoli così, è veramente difficile, ragazzi, perché non è per niente facile una cosa del genere. Sul mercato, durante le fasi di recessione economica, quasi tutti gli asset si correlano tra di loro e iniziano a scendere in maniera enorme. Nel momento in cui andiamo a cercare dei beni rifugio, ci restano pochissimi strumenti finanziari. Il primo di tutti, lo capite, ovviamente è l'oro. Ma se andiamo già a, diciamo, distogliere l'attenzione da questo asset famosissimo difensivo che è il gold, iniziamo a scricchiolare, cioè, iniziamo a vedere che ci sono appunto degli strumenti finanziari che possono essere considerati difensivi in maniera opinabile. Per esempio il crude oil, quindi il petrolio, non è assolutamente difensivo perché durante le recessioni economiche si consuma meno petrolio, quindi si chiede meno petrolio, il prezzo crolla. Non è facilmente considerabile difensivo neanche l'immobiliare, perché l'immobiliare durante le crisi economiche va a picco perché non ci sono richieste di nuovi mutui, non ci sono richieste di acquisti di casa, quindi la domanda delle case scende. Insomma, ragazzi, senza dilungarci su questa problematica, gli asset veramente difensivi sono pochi. E quindi è possibile che durante una recessione economica il Bitcoin magari venga considerato un asset difensivo, perché in realtà lo è se noi ci pensiamo bene, perché in realtà è un altro gold, è un altro modo di preservare la ricchezza, è un altro modo di non assumere rischio relativo al sistema economico, perché Bitcoin non è correlato attualmente al sistema economico. Quindi se il sistema economico va in recessione, Bitcoin non ha nessun tipo di problema perché non è ancora una moneta principale del sistema economico, non è fonte di energia come può essere il crude oil, perciò in sostanza è scorrelato dalla recessione economica. Potrebbe essere tranquillamente considerato un bene rifugio. Se sarà così, se gli investitori AI, quindi quelli ricchi, considerano Bitcoin un bene rifugio, potrebbero tranquillamente inserire molte liquidità in deflusso, magari da titoli a stocks speculative, le potrebbero inserire anche sul mercato cripto. Quindi, primo punto vantaggioso, molto importante.
Secondo punto, durante le recessioni e soprattutto durante le crisi finanziarie, quindi una recessione che sfocia in una crisi finanziaria, la recessione non è sempre una crisi finanziaria, ma durante una recessione a volte si ci spinge verso le innovazioni, perché se da una parte c'è un senso di chiusura, quindi di protezione, come vi ho detto precedentemente, dall'altra c'è anche una sensazione di rivalsa che naturalmente si sviluppa. E quindi durante le grandi crisi economiche, quello che succede è che ci sono i germi per una grande innovazione, nascono queste grandi innovazioni. Vi ricordate un po' quando è nato il manifesto di Satoshi relativo a Bitcoin, esattamente durante l'ultima grandissima crisi finanziaria. Questo non è un caso perché è così da sempre, perciò durante una recessione economica, questo è un altro fattore positivo, si potrebbe assistere a un interesse relativo al mercato delle cripto come nuovo mercato, come nuovo mondo e quindi spostare la lente di ingrandimento da quello che è l'old market al new market, quindi al mercato cripto, perché si cerca l'innovazione come reazione naturale ad un sistema che magari vediamo sta andando in recessione, sta crollando, sta scendendo e si ha questa naturale reazione. Quindi secondo punto positivo a favore del mercato cripto. Terzo e ultimo punto, la tempesta, la famosa metafora della tempesta. La calma viene dopo la tempesta, assolutamente vero, ragazzi, ma la calma dopo la tempesta non ha la stessa immagine che avevamo precedentemente. Il paesaggio viene completamente modificato dalle tempeste. Quando avviene una crisi finanziaria, quando avviene una recessione economica, quello che fa è modificare i paradigmi tecnologici, economici e sociali. Quello che fa è questo, ed è innegabile, questa è una cosa che avviene sempre. Perciò è possibile che se ci sarà una recessione economica importante, che magari sfocerà anche in una crisi finanziaria, potremmo assistere successivamente a un nuovo sistema economico. E in questo nuovo sistema economico, quindi questo cambio di paradigma tecnologico, potrebbe giovare ai mercati cripto che sono lì. Sono la prima innovazione, la più facile innovazione da acchiappare, diciamo, per il mondo se si vuole tentare una strada diversa. Abbiamo visto tre lati negativi di come la recessione possa impattare sul mercato cripto in maniera negativa e tre positivi. Il problema è sempre lo stesso. Quali vinceranno? Saranno le criptovalute in grado di prendere il treno che passa? Sono pronte ad assumere un ruolo estremamente importante nel sistema economico? Questa è la vera domanda, perché in realtà il mondo non è razzista nei confronti di una tecnologia e gli piace un'altra tecnologia. Sì, va bene le manipolazioni, ragazzi, ma quando si tratta di miliardi di persone a decidere, queste cose vengono un po' meno, non c'è nessuno. Una voglia di andare contro un'innovazione, ma il mondo di solito la recepisce nel modo che vuole, la stracambia nel modo che vuole, ma la fa sua se quell'innovazione è importante ed è utile soprattutto per l'intero genere umano. Sono le criptovalute in grado di assumere questo tipo di importanza? Allora, in quel caso, probabilmente vedremo una reazione positiva ad una recessione del mercato cripto. Siccome questo è il canale Trading On e siccome noi siamo molto legati agli indicatori, ragazzi, svilupperò nei prossimi mesi un indicatore molto bello, cioè un indicatore che cercherà una correlazione del mercato Bitcoin a quello dell'oro, in maniera tale da cercare di capire se durante una prossima crisi recessiva potremmo assistere magari all'atteggiamento difensivo di Bitcoin, che è la cosa che sicuramente avverrà prima di tutti. Quindi tra quei punti che io vi ho elencato, il primo di tutti, quello che si vedrebbe facilmente sul mercato, è Bitcoin assume un aspetto difensivo. È come lo si vede, ragazzi, se i mercati azionari inizieranno a crollare e Bitcoin sarà stabile o tendenzialmente rialzista, allora assolutamente
solitamente vuol dire che avrà assunto un atteggiamento difensivo, ma farò ancora di più, cercherò di inventare proprio un indicatore come abbiamo fatto con il Wealth Accumulation Index da darvi ovviamente qui gratuitamente, quindi pubblicarlo quando sarà, insomma, e se sarà utile ovviamente, ancora non lo sappiamo. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, non abbiamo fatto un'analisi per quanto riguarda il grafico, lo faremo nel prossimo video durante la settimana, quindi iscrivetevi al canale per non perdere i nuovi aggiornamenti. Bitcoin sta tentando la rottura della famosa resistenza 4200, lì, sempre che la tocca, assolutamente molto forte il mercato. Attenzione a considerare queste fasi come non importanti, perché durante una fase in cui il mercato dovrebbe scendere, abbiamo visto che questa è una fase negativa tendenzialmente, sta mantenendo i prezzi e questo è importante, ma lo vedremo nel prossimo video. Non perdetevi i nuovi aggiornamenti. Ciao a tutti e buon inizio settimana.